Buongiorno a tutti qui da Marcuzzo 94 in Tria. Oggi continueremo il let's play di Rescue Shot. Vabbè, leggiamo. Dopo aver visto Hunter Trizzi, Boo avvertì un delizioso profumino. Un profumino che lui adorava. Gli piace tutto mangiare, cazzo. L'aroma di un tacchino alla griglia, appena scottato, saporito e delizioso. Cazzo, mi sta facendo venire fame pure a me, eh. Però c'era qualcosa di strano. Sì, di nuovo lui. Il tè assassino. Si trattava di una trappola del tè Grey per attirare Boo e conquistare non lo so, estatea. Che cazzo ne so. Stavo utilizzando l'esca preferita del nostro eroe. Come cazzo faceva a saperlo? Incapace di resistere a una simile tentazione, Boo entrò nella galleria senza alcuna esitazione. Come avrebbe fatto Boo a scappare dalla trappola ordita da estate? Non lo so, guarda. Earl Grey, cazzo, è il nome del tè, Vabbè, comunque. Nomi del cazzo hanno messo. Operazione tacchino. Cazzo, mi piace questa questione. Saporita, proprio. Comunque è un livello fastidioso che mi sta sulle palle, quindi è lungo pure, soprattutto. Ricordatevi, non prendete mai i tacchini, perché sono delle bombe, quindi... Però la canzone è figa, eh? Distruggiamo tutto per il piacere di farlo. Ma di nuovo qua sono colpiti. Oh, si è nascosto. Oh, non l'avevo capito che era lui. Non l'avevo capito che era lui, è proprio. Ancora sti tacchini. Questo si può mangiare tranquillo. Anche se non ho capito bene che frutto sia. Melograno, non lo so. Ok. Noi andremo nell'ultimo perché troveremo più oggetti. Se non mi sbaglio. Lui naturalmente come un demente. Lui come un demente ci va. Non è qua che dobbiamo andare, è qua. Ok, facile. Ah. Mi sa che si è divertito. Pensavo di trovare più oggetti, invece non cambia niente, cazzo. Ok, qua dobbiamo saltare. Quindi state attenti a non cadere. Dovete naturalmente farlo saltare al limite. Cazzo, quel pipistrello. Al limite, al bordo della piattaforma. Qua non dovete farlo saltare naturalmente. Siccome non ho voglia di perdere tempo, prego. Che cazzo ci fanno delle aquile qui dentro? Cioè degli uccelli qui dentro? Io ancora non l'ho capito. Boh. Grazie, gentili. Siete dei tesori. Allora, siccome a me non mi piace perdere tempo, cioè... Ci faremo prendere da questo uccello che è buono, soltanto che lo colpirò per fare più veloce. Perché se non lo colpiamo ci farà fare un giro per acquistare, per conquistare oggetti, eccetera, eccetera. Ma vedete quei cuoricini? Vabbè, comunque. Vedete questi cuoricini? Ci porterà a distruggere questi, ma... Ah, cazzo. Dovevo farmi lasciare là. Ma che palle, no! Non mi dire che devo fare tutto il giro, ma che palle, va! Basta che ci sbrighiamo, eh! Ok, l'ha capito subito.
Lasciami, dannato pappagallo, che cazzo sei? Non si capisce che uccello sei. Sparisci. Ok, qua viene la parte più divertente, se così vogliamo chiamarla. Per andare più veloce portiamo il dietro del carrello. Oh no! Che lento! Eh no, e basta. Cazzo, più veloce non potrebbe andare. Oh, una... Bah, c'era una sfera. Vabbè, fa niente, eh. Più veloce. Però è bello come salta. Il bello è che non va fuori i binari. È proprio... che genialata, eh. Questa è una parte fastidiosa, veramente. Distruggiamo tutto. Dov'è il premio? Okay. Bella! Ok, ci hanno dato un coso di energia. Vai, che precisione. Più veloce. Ah, eccolo là, il tè. Cazzo. Ora dov'è? Cazzo, è sparito. Ok,
mi sembra che siamo alla fine. Cazzo, sta durando un casino sto livello, eh. È carino, però dopo un po' ti stufa. Una mela. Ok, questo è un punto che è un po' complicato, nel senso che vi inganna, eh. Quindi state attenti. E se faccio anch'io la stronzata, veramente mi vado a sparare comunque. Allora, c'è l'ultimo pezzo di queste piattaforme che è una specie di inganno e dovete essere furbi a capire se saltare o meno. Speriamo che non mi ricordo come si fa. Là è il boss, naturalmente. Non era sul carrello comunque. Ecco, è quest'ultima parte che un po' vi inganna, perché vi faccio vedere. Come potete vedere, voi potreste saltare, invece quando arrivate se ne va avanti, quindi è un trucco per farvi cadere. Voi dite, perché il coniglio continua a camminare nonostante ci fosse una barra davanti? Non lo so manco io, ve lo giuro. Sto coniglio è strano. Ah, mi sono ricordato come non farmi ingannare. Ora sì che potete saltare. Bene. Ah, cazzo. Ci ha lavorato molto, eh. Risata da frocio. Vabbè, l'abbiamo capito che ti può schiacciare, va. Però comunque ci hai provato 3 volte e non l'hai preso. Quindi resti un cretino. Dovete spiegare che senso ha questo, cioè lui si fa colpire, è un genio sto pezzo. Allora, per non farvi prendere dovete colpirlo alla testa, così non vi prende ancora. Ah, ma sei idiota. Ah, no, cazzo, ancora. Non si riconosce tra i cartelli quelli finti e quelli veri, eh? Non si capisce. Sei un genio, cazzo. E abbiamo finito il boss, guardate. Vabbè, facilissimo. Molto facile. Tutti sti marchingegni per poi fare una figura di merda. Vabbè, comunque non ha senso sto gioco. Cioè, a volte lo penso. Proprio veramente non ha senso. Allora 55 comunque. L'abbiamo finito in tempo, eh? Ah, non sono andati molto bene. Vabbè, che faccio? Vediamo al prossimo livello, che sarà l'ultimo livello del terzo mondo, cioè il penultimo livello. Va bene, ci vediamo al prossimo livello, appunto. Ciao a tutti.